Allora, dopo gara di questa ultima gara stagionale per quanto riguarda la stagione regolare, in compagnia del tecnico Mauro Fontemaggi e del capitano ormai da tanto tempo ferma, bloccata, comunque Vanessa Coletta, finisce questa estenuante stagione? Sì, diciamo è finito il campionato, però adesso ci prepariamo per la Coppa Provincia, questo sicuramente. Allora, mister, un bilancio veramente straordinario, questa posizione di classifica veramente invidiabile, tanti gol e soprattutto una cosa molto importante, aver mantenuto una delle difese meno battute, e non andiamo errati, siamo la prima difesa battuta insieme in compagnia di un'altra squadra. Sì, esattamente, è importante il risultato ottenuto, ma è importante soprattutto per quello che è l'impegno che noi mettiamo per le ragazze, perché per noi l'importante è che è stato creare un gruppo e un ambiente ad uso esclusivo del futsal femminile che deve crescere. Siamo al secondo anno e sono 2 anni che miglioriamo, ci abbiamo intenzione di migliorare sempre e comunque di crescere, mantenendo un ambiente dove le ragazze si sentano a casa propria, dove le ragazze vengono qui e pensano solo al futsal femminile. Mister, 2 anni che comunque è stato costruito tanto, l'anno scorso magari il gruppo era più folto, quest'anno che magari serviva qualche cosa in più, perché proprio per la lunghezza della stagione, comunque le ragazze non hanno mai mollato, l'hanno dimostrato anche stasera, nonostante che il ritmo era molto più blando, però hanno sempre mantenuto fede ai loro impegni. Sì, il campionato quest'anno molto lungo, tante squadre, purtroppo abbiamo avuto l'infortunio di Vanessa che ci ha penalizzato un pochino sul fine della stagione. Ricordiamo che abbiamo fatto le ultime 12-13 gare con un giocatore fondamentale come Vanessa che mancava, ma comunque abbiamo mantenuto comunque un profilo molto alto. Adesso obiettivo è la Coppa. Obiettivo è la Coppa e cerchiamo di impegnarci al massimo e vogliamo crescere. E proprio di questa Coppa ne parliamo proprio con Coletta, e anche se lei purtroppo sarà costretta ancora a stare fuori, proprio come si direbbe in termine automobilistico, ai box, purtroppo costretto a un infortunio molto, molto serio, la costringerà. Comunque rimane sempre con il gruppo e dare man forte proprio a sostenere le sue compagne di squadra. No, questo sì, cioè, non riesco a non stare in una cosa che ho scelto di fare e di persone in cui stare praticamente 4 volte a settimana. Se dovessi fare un po' la spavalda, proveresti a fare un pronostico per questa Coppa? Semifinale. Bene, e su queste ultime parole chiudiamo la stagione con Lanzio Lavinio.